come Alberto mi scappa dalla testa, ecco, ma perché eviterei di dire parolacce, per come la politica nazionale e adesso anche la politica locale sta facendo a far sì che tutte le nostre ricevitorie, i nostri luoghi di lavoro stiano tutti chiudendo. Parlerò chiaramente, visto che rappresento un mondo di negozi, di esercenti, dove c'è il gioco per eccellenza, quindi anche i vecchi giochi, parlerò anche dei giochi vecchi, perché le slot per noi sono arrivate molto tempo dopo. Quindi rappresento la categoria dei ricevitori, raccoglitori di gioco, che da questa attività traggono il sostentamento per sé e per la propria famiglia e che proprio per questo hanno patito e patiscono maggiormente tutte le stoltezze, gli errori, i personalismi politici e gli aiuti di Stato che la politica nazionale ha prodotto dal 1999 a oggi nel mondo dei giochi, di tutti i giochi. E che in questi ultimi 2 anni anche le politiche locali, cioè quelle regionali e quelle comunali, stanno seguendo la stessa scia, non uniformandosi a delle uniche regole che valgono su tutto il territorio nazionale, ma facendo ognuno come crede e realizzando sulla parola ludopatia lo scudo dove trincerarsi con la scusa amplificata di una malattia per cercare di fare più cassa e con numeri di ludopatici che spesso contrastano tra di loro a seconda di come si vuole tirare l'acqua al proprio mulino. Le stesse regioni, gli stessi comuni stanno tenendo in scacco tutti gli operatori che per via del lungo braccio di ferro e del procrastinarsi della conferenza Stato-Regioni bloccano gli stessi operatori che con il gioco legale ben disciplinato, con regole chiare e durature, potrebbero dare un nuovo input al settore, oltre all'indotto, e fare gli investimenti necessari, ma che allo stato delle cose non conviene fare a nessuno. Devo fare un piccolo e veloce excursus delle principali tappe di quello che è accaduto dal 2003 nel nostro mondo, il mondo dei giochi e della nostra categoria. E questa veloce esposizione è collegata proprio al tema di questo convegno organizzato da Astro, che ringrazio per l'ospitalità e la possibilità di parlare a nome di una categoria che comunque opera come esattore del conto dello Stato e da sempre con la consapevolezza di agire nella legalità. Consapevolezza che però sta vacillando sempre di più e se non si pongono delle solide basi sicure per un rapporto di collaborazione reciproco. Il passo verso il borderline sarà breve, perché noi viviamo e abbiamo sempre vissuto gestendo giochi legali e non vendendo frutta, verdura o cocaina. A parte la parentesi del bando di gara del 2000 per la Tris famosa, famigerata di Sarabella, dove è stato dimezzato l'aggio al ricevitore, ed è proprio per questo che da allora si è cominciato a vedere il declino dell'Ippica, oggi purtroppo quasi morta, perché parto dal 2003? Perché è stato l'anno in cui il Ministero delle Finanze, titolare in toto di tutti i giochi in Italia, e allora tutta la filiera stava bene, compresa anche l'erario, ha abdicato tutti i poteri sui giochi in Italia, sui giochi all'amministrazione dei monopoli di Stato, che oggi è Monopoli e Dogane, dando la facoltà che persino con un semplice decreto direttoriale, e quindi nessuna senza particolare supervisione, potesse sconvolgere gli equilibri sul gioco, cosa che è realmente accaduta. Bastava che un qualsiasi concessionario, soprattutto i più blasonati, andavano a proporre qualche nuova regola o qualche nuovo gioco a loro confacenti, visto che gestiscono una rete enorme di ricevitorie, che l'amministrazione riprendeva e subito li accontentava, senza sentire parere alcuno, soprattutto degli operatori, come noi ricevitori, che realmente stanno e vivono sul territorio, che più di chiunque altro avrebbero potuto dare migliori consigli per meglio ottimizzare la proposta e l'offerta da dare ai consumatori e giocatori. Mi riferisco principalmente agli attuali giochi, puramente da ricevitoria, di cui stanno facendo gli ultimi funerali grazie a dei semplici decreti direttoriali, quindi il Totocalcio, il Totogol, Tris e adesso anche il Superenalotto. E poi con cambi di regole giuridiche e tecniche in corso d'opera per quanto riguarda, per esempio, i prelievi erariali, senza mai toccare l'aggio al rialzo sui giochi fermo da 30 anni. Avete mai visto una busta paga ferma per 30 anni? Oppure il continuo ricambio di parti meccaniche a slot già installate nei nostri esercizi con maggiori aggravi per i produttori, con tutte le ricadute che ne conseguono su tutta la filiera. L'unico gioco
che ancora si salva il Lotto e guarda caso è l'unico gioco dove il rapporto contrattuale è direttamente tra il tabaccaio ricevitore e lo Stato, mentre tutti gli altri giochi dove sono i concessionari a gestire rapporti contrattuali per più altamente vessatori sono alla fine di una gloriosa carriera, come d'altronde lo siamo noi ricevitori. E parlando proprio della gestione dei giochi da parte dei concessionari, la nomina che c'è in Italia è sotto gli occhi di tutti, in riferimento proprio alle slot, e cioè che ci sono solo due concessionari che gestiscono in esclusiva due importanti giochi del portafoglio dei monopoli, Lottomatica per il Grande Vinci e Sisal per il Superalotto, collocandoli in una posizione dominante sul mercato dei giochi in Italia. Cosa c'è di strano o assurdo? Semplice: non appena un ricevitore che pecca di uno dei due giochi al suo interno del suo esercizio e avanza domanda per ottenere il gioco mancante, puntualmente il concessionario di turno, non direttamente ma tramite responsabilitaria e sempre solo verbalmente, fa presente che per ottenere il gioco è consigliabile inserire all'interno del negozio le loro slot. E questo falsa brutalmente il mercato, perché il piccolo noleggiatore che magari ad allora aveva posizionato le sue slot e che magari offriva qualcosa in più all'esercente, deve levare le tende. Giovenco, rimane 30 secondi, quindi magari non andrei troppo sul tecnico operativo, rimarrei sul politico, diciamo così, che è quello che ci interessa. È proprio il tecnico che ci ha nominato. Prego. Ti passerò tutto da pubblicare. Assolutamente, volentieri, come sempre, lo sa. Niente, concludo che l'ultimo paragrafo, nell'ultimo incontro che abbiamo avuto con l'onorevole Baretta, abbiamo avanzato una soluzione che prospettava in modo indolore per tutti il famoso abbattimento programmato del 30% degli apparecchi da intrattenimento, perché anche noi pensiamo che purtroppo fino ad oggi ci è stato strafatto, ma contemporaneamente abbiamo auspicato la riorganizzazione di tutto il comparto gioco, cominciando dal numero dei punti vendita e della loro dislocazione e della possibilità di offrire tutti i giochi del portafoglio statale. Mi rivolgo ai carissimi politici comunali, regionali e nazionali: se volete evitare che tutto questo disordine giuridico e occupazionale, considerata la necessità di un riordino dell'offerta dei giochi e di tutti i giochi, e vista la nostra esperienza sul campo, noi siamo pronti a dare il nostro contributo in un gioco di lavoro insieme ai colleghi di Astro per risolvere meglio le problematiche di tutti gli attori della filiera, auspicando che il Comune di Torino e la Regione Piemonte facciano proprie le ragioni che hanno portato alla moratoria di un anno della Regione Liguria per la salvaguardia dei posti di lavoro e quindi avere anche il tempo necessario per trovare le soluzioni adatte intorno a un dono di lavoro. Grazie. Grazie.